Siano lodati Gesù e Maria. Nella prima lettura, fratelli e sorelle carissimi, abbiamo ascoltato la costruzione da parte di Mosè della cosiddetta tenda del convegno, che poi abbiamo visto essere immediatamente appena eretta, abitata dalla gloria del Signore, quindi dalla presenza di Dio. Cos'era questa tenda del convegno? Era una struttura mobile, una sorta di tempio itinerante, in cui il Signore aveva la possibilità di manifestare la sua presenza in mezzo al suo popolo. Sapete che poi il tempio l'avrebbe costruito molto dopo Salomone, se non ricordo male, comunque nel X secolo avanti Cristo, intorno al 930, adesso non mi ricordo la data precisa. Però già nel deserto Dio ha voluto, non per se stesso ma per il suo popolo, che fosse costruito un luogo, diciamo, adibito alla sua presenza. Questo ci fa riflettere il primo argomento di riflessione di oggi sull'importanza del luogo sacro. Noi siamo in una chiesa, siamo nella casa di Dio. Ma la gente giustamente dice: ma che Dio lo possiamo rinchiudere dentro una chiesa? Oppure che Dio sta soltanto dentro la chiesa e non sta anche altrove? Sono due domande retoriche, no? Dio non si può rinchiudere dentro una chiesa, ed è evidentissimo che Dio è in cielo, in terra e in ogni luogo. Figuriamo se possiamo circoscriverlo in 100 metri quadri di una chiesa, no? E allora perché il luogo santo? Il luogo santo è importante per noi, non per lui, perché Dio vuole che ci sia un luogo dove noi possiamo entrare in contatto con lui e ci siano i segni tangibili della sua presenza. E noi non abbiamo la gloria del Signore, non abbiamo la presenza reale di Gesù nei tabernacoli, no? Quindi dobbiamo essere molto grati e dobbiamo sempre ricordare che la chiesa è la casa di Dio, quindi in chiesa dobbiamo imparare ad abitarci in un modo che sia conveniente a Dio, e se ci educhiamo a vivere bene la presenza di Dio, poi ce lo portiamo anche fuori, capite? Ecco perché è importante acquisire il senso del luogo sacro, però dobbiamo anche sempre ricordare che Dio gli occhi ce l'amore di cuore, capite? Cioè se tu dici una parolaccia in chiesa, una cosa molto brutta, d'accordo? Ma se la dici fuori è una cosa brutta lo stesso, cioè una cosa fatta malamente in chiesa è brutta due volte, capite? Ma è fatta malamente anche fuori, perché non è che Dio ha gli occhi qua dentro e fuori non ce li ha più. Ma se uno si educa bene a stare alla presenza di Dio in chiesa, è aiutato anche nella santità che si vede dopo. Dico sempre, la formula di conclusione della messa molto bella è ite missa est, cioè ti sei riempito di Spirito Santo e di grazia vivendo la messa, sì, quindi la messa non è finita, la messa è, quindi vai fuori e vivi quello che hai vissuto qui dentro durante la messa. Questo è il senso, capite? Quindi in questo senso noi vediamo bene l'importanza del luogo sacro, e però lo vediamo anche in maniera costruttiva. Non è che usciti dalla chiesa mandiamo in vacanza nostro Signore perché sta qui e fuori non ci sta. Sta qui per antonomasia, come luogo, diciamo, di vicinanza e di presenza con i suoi figli, ed è bello anche che le chiese siano ben tenute perché ti facciano respirare un po' dell'atmosfera del divino, no? Noi stiamo in una chiesa che è bella, costruire una bella chiesa non è fare una cosa, che serve per spendere tutti questi soldi, che Dio non c'ha bisogno di tutte le chiese, ma è un aiuto anche questo per noi, è un atto di amore verso il Signore. Ma nella teologia antica anche della costruzione delle chiese, cioè la chiesa dovrebbe essere, come dire, una piccola rappresentazione del paradiso. Il paradiso è bello, non è brutto, capite? Quindi non c'è bisogno dello sfarzo, delle grandi cose, ma una chiesa bella ti dà l'idea anche della bellezza che Dio ha e ci aiuta, e quindi è una bellezza che va custodita e mantenuta, non per un senso malsano, diciamo così, di sensibilità artistica, d'accordo? Ma perché possiamo essere aiutati ed elevati alla bellezza che Dio ci dà e quanto è bello stare con Lui. Invece il Vangelo di oggi ci ricorda un'altra cosa, stavolta riferita non alla chiesa di muri, ma alla chiesa di persone. Noi molte volte vediamo che ci scandalizziamo un po' quando vediamo qualcosa che non funziona tra i figli della chiesa, tra i membri della chiesa. Disgraziatamente qualche volta succede anche che non funzioni qualcosa in qualche ministro della Chiesa. E allora dice, ah, ma che succede? Ah, allora, com'è possibile? C'è una parabola di oggi. Ci dovrebbe dire il simile a una rete gestata nel mare. Che c'è sta in quella rete? Dei pesci buoni? Dei pesci meno buoni, c'è stanno le sorgere,
ecco, buono lo so, le dorane, buono lo so, le spigole, e se volete capire anche bavose, io quando ero piccolino che andavo a pescare al mare, piavo sempre queste bavose che se volte fanno schifo, insomma, oppure doveva esserci qualche tracina, che se ci metti la mano sopra va pizzicata la tracina, a me 4-5 volte andavo piccolo, ti pizzica la tracina, guai. Cioè può essere qualche scorfa, che sono così in un certo modo, insomma. Questi stanno insieme adesso, non preoccupare. Quando sarà la fine, verranno gli angeli e si verranno i buoni dai cattivi. Sant'Agostino dice non devi scandalizzare. Nella Chiesa erano molti quanti accorti. Non tutti rispondono bene a questa accoglienza. Alcuni sono le cosiddette, come si dice, mele marce. Uno stava anche nel gruppo apostolico, insomma, Giuda era uno dei 12, non ci dobbiamo scandalizzare di questo. E noi ci santifichiamo con le mele marce, giusto? Perché sopportare con amore, tollerare, ci fa diventare più santi di noi. E questi che stanno messi un po' peggio, rimanendo comunque accolti, hanno la possibilità fino alla fine di migliorare, di crescere, di convertirci. Poi alla fine, quando le cose saranno reversibili, non preoccupate che il nostro Signore si perderà i buoni dai cattivi. Capite? Quando andremo in paradiso, tutto sto caldo qua, non ci sentiremo più, d'accordo? Il problema è che chi andrà all'inferno, qui sta a fare l'antipasto, sta a fare l'aperitivo, quindi, capite, noi sopportiamo adesso, santifichiamo quel caso, Signore, te lo offro tutto quanto, te lo offriamo a tutti quelli che vanno in giro lunghi, anche quando non fa tanto caldo, noi ti offriamo tutto questo caldo che c'è, sperando che quel paradiso non dia un po' di refrigerio, invece che se devi preoccupare, capite, che io lontano da Dio, e questo, terrificante di questi giorni, chiamato non a caso Lucifero, ma non è neanche, come dire, non è neanche l'anticamera dell'inferno, perché all'inferno c'è fuoco, c'è, e tra le pene dell'inferno purtroppo c'è un caldo asfissiante, quindi anche da questo caldo eccezionale possiamo trarre argomento di meditazione. State tranquilli che i pesci cattivi rimangono, dai, non è finita dentro, tutti, ecco, e quindi preghiamo. E fino a quando siamo in questo mondo ci santifichiamo, insomma, anche attraverso queste cose, sapendo che sono comunque permissioni divine, e se adesso sopportiamo, offriamo, stiamo tranquilli che saremo consolati anche qui. Guardate, scusate se faccio questo, io se c'è una cosa che non sopporto, di tanto è il caccia, per me se mi dici fai una settimana di digiuno a pane e acqua o fai 3 giorni di caldo, ti rispondo subito, anzi faccio un mese a pane e acqua, il caldo. Però se uno se la senti, Signore, beh, ecco, tutto quello che ti pare, d'accordo. È un po' meno complicato, perché almeno si affida al Signore, santifica questa è la mortificazione, la sofferenza, tanto passerà, durerà 10 giorni, 15 giorni, un po' passa, d'accordo? Ecco, veramente è bene santificarla anche mettendo un'intenzione alla riparazione per tanti affari, ma Paolo l'ha detto, verranno modi che offenderanno molto Dio. Molto Dio. E tanto è inutile, cioè se uno, quando andai in Terra Santa, se voi andate sul Mar Morto, sì, sul Mar Morto, non soltanto i musulmani, ma tutte quante le persone che stanno lì, stanno vestite fino ai piedi, non stanno lì. Però quando fa un caldo terribile, se tu ti spogli, c'hai più caldo. Non è vero che almeno c'è un refrigerio. No, più ti vesti meglio è. Perché il vestito, questa è stata un'altra spiegazione scientifica, fa una serie di operazioni tali per cui ti rende il caldo paradossalmente più sopportabile, non meno sopportabile, capite? Il problema è che oggi spoglia un po' quando fa freddo e in maniera, diciamo, senza neanche la buona motivazione buona di difendersi dal caldo, insomma. Quindi sono cose queste qui che certamente al Signore non piace. Chiediamo a Maria Santissima, Signore, la grazia di apprezzare la bellezza della casa del Signore e di essere grati per i suoi confronti e di essere molto pazienti sia con le persone che si comportano da pesci cattivi sia anche con le altre avversità della vita, sapendo che in questa vita dobbiamo trasformarli in fonte di santificazione per poter poi in eterno ricevere il premio anche di queste fatiche e godere della divina beatitudine. Siamo dati Gesù e Maria. Sì.